justified with God, we are peace with Him. Perché noi siamo resi, stati resi giusti davanti a Dio, quindi abbiamo questa pace con i suoi confronti. God is a God of forgiveness, amen. Dio è pieno di perdono. Tell the one beside you. Il vostro vicino. God is a God of forgiveness. Dio è Dio che perdona. But there is a very powerful in this verse. Ma c'è una cosa molto potente in questo versetto. Going back in Isaiah chapter 43. In Isaia 43. Look at this. Guardate questo. This is amazing. È una cosa meravigliosa. God Himself. Dio stesso. He invoked at least three kingly and magisterial names of His. He invoked three names. Ha invocato tre nomi. I. Io. Even I. He. Sono con Lui. Would you imagine? Potete immaginare l'immagine? Why God did not just say I am the God who forgives you? Non ha soltanto detto io sono il Dio che perdona. But He said I. Ma ha detto io. I am He. Io sono who Lui. Who forgives your sins? Che perdona i vostri peccati. He's trying to tell us. Quindi ci sta cercando di dirci. That forgiveness is from God's idea. Che il perdono è un concetto che proviene da Dio. He's the one who initiated it. È colui che ha iniziato proprio questo concetto. And that's amazing. E questa è una cosa meravigliosa. In other word, in altre parole, God is the one who's telling us. È Dio stesso che ci sta dicendo in questo preciso momento. Sono io che ti offro il mio perdono. I am after you to forgive you. Sono io che ti offro il mio perdono. I am the one that's coming to you to share my love to you. Sono io che cerco di condividerti il mio amore. Forgiveness is God's idea. Il perdono è un concetto che proviene da Dio. Forgiveness is God's initiative. Il perdono è un concetto iniziato da Dio stesso. And that's amazing. Ed è una cosa meravigliosa sapere questo. You mean Lord? Dio stesso. You are the first. Tu sei il primo. Who got the move to forgive me? Che ha preso l'iniziativa per perdonare me. And that's it. E questo è il messaggio. God is the first one. Dio è il primo. Who came to us. Che è venuto per noi. And say I forgive you. E ci dice io vi perdono. This God is just like that man. Dio è come questo uomo. He's like a shepherd. È come un pastore. Who leaves the 99 and look for that lost sheep. Che lascerebbe i 99 pecore per poter ricercare non una pecora che è smarrita. God is like that Palestinian woman. Dio è come quella donna di Palestina. Who lost a coin. Che ha perso questa moneta. And he tried to find it until he can find the coin. Ha cercato incessantemente di trovare questa moneta persa. God is like the father. Dio è come quel padre. Who is waiting for his lost son. Che è in attesa del suo figlio prodigo. Waiting for that son to come home. Che sta aspettando il ritorno di suo figlio. And that's how God loves us so much. Ed è così l'amore di Dio per noi. The one who initiated forgiveness. Lui stesso che ha iniziato il perdono, il concetto del perdono. Yung nagpasimulang magpatawad. Colui che ha preso l'iniziativa per perdonarci. The reason why, I believe, credo. He's the one who initiated forgiveness to us. Il motivo per il quale egli abbia iniziato appunto a perdonarci. Because he is the one. Perché è stato con lui. Actually, he is the one that we hurt. È colui che è stato ferito. He is the one that we offend. È colui che è stato offeso da noi, quindi prende l'iniziativa di perdonarci. It is his law that we violated. È la sua legge che abbiamo violato. It is his covenant that we break. È il suo patto che abbiamo spezzato. It is his love that we wound. È il suo amore che abbiamo ferito. It is his glory that we fall short. È la sua gloria che abbiamo mancato. That's why he said. Quindi egli stesso ha detto. I am the one. Io sono. To take the first initiative. Che io stesso prendo l'iniziativa. To forgive you. Per perdonarvi. Just like David. Come Davide. David in Psalms chapter 51. Davide in Salmo 51. When he said, quando ha detto, Lord, cleanse me. Signore purificami. Remember David. Ricordatevi Davide. Ricordatevi Davide. He sinned against his wife. Lui ha commesso peccato nei confronti di sua moglie. He sinned against his children. Nei confronti dei suoi figli. He sinned against his people. E nei confronti del suo popolo stesso. But when he came to God and repent. Ma quando si era avveduto Davide. And he said, Lord, it's you that I hurt. E ha detto, Signore, io ho ferito te. It's you that I broke your law. Io ho trasgredito la tua legge, Signore. And that's why I believe with all my heart. Quindi io credo con tutto il mio cuore.
fare, that's why I want you to understand. Io voglio farvi comprendere. God is the one who is running after you. È Dio che vi insegue. Hallelujah. He is running after you. That's how God loves you so much. È così grande il suo amore per voi. Not only that he took the first initiative. Non soltanto ha preso l'iniziativa. His forgiveness is totally unmerited. Ma il suo perdono non ce lo meritiamo. It's totally undeserved. Questo perdono non ce lo meritiamo. God, Dio, will not forgive you. Non vi perdonerà. Because you deserve it. Perché ve lo meritate. God will not forgive you because you are on time to the church. Dio non vi perdona perché arrivate presto in chiesa. God is the forgiveness of God you receive is not because you give your tithes. Il perdono di Dio non lo ricevete perché date le vostre decime. But it's important to give your tithes. Comunque è importante dare le proprie decime. He's not doing that. God is saying to us, I'm not doing it because of your consistency. Non, Dio non ci perdona per la nostra costanza. I'm not doing it because you earn it. Non ce lo dà perché lo abbiamo guadagnato. But I am doing it. Ma io vi perdono, dice il Signore. Because I love you. Perché vi ho, vi amo. Paco Marini. Fratelli. God's forgiveness. Il perdono di Dio. You cannot earn it. Non potete guadagnarlo. But God's forgiveness. Ma il suo perdono. It's just the grace of God. Si tratta della grazia di Dio. When you repent of your sins. Quando vi ravvedete dei vostri peccati. The resurrection of Jesus. La risurrezione di Gesù, ad esempio. You will never understand until you understand the forgiveness of the Lord in your life. Voi non riuscirete mai a comprendere la risurrezione finché non abbiate compreso il perdono di Dio nella vostra vita. Because when you receive forgiveness from God. Perché nel momento in cui voi ricevete il perdono di Dio. The power of resurrection will work in your life. La potenza della risurrezione inizierà a compiere l'operato nella vostra vita. You know, when you go to university. Quando vi iscrivete all'università, ad esempio. When you go to university, they're gonna look at your transcript. Guardano il vostro curriculum. A transcript your grades. Ah, i vostri voti quando vi iscrivete all'università. Because they think. Perché loro pensano. Past performance. Perché pensano che il vostro passato, la vostra istruzione passata. Will indicate future behavior. Indicherà il vostro comportamento in futuro all'università quando vi iscriverete. When you buy a car. Ad esempio anche quando comprate una macchina. In America questo accade. They will check your credit. Loro guardano il vostro reddito. No, reddito. Di certo come glonta. Quando accendete un mutuo. They will check e come tapat kang magbayad. Vedono se date i vostri contributi. Se then, i contributi. They will. E poi se arrivate al se. But il reddito. The forgiveness of God. Però il perdono di Dio. No background check. Non guarda il vostro background. He will not check your record. Non guarderà i vostri requisiti. He will just check your heart. Guarderà soltanto il vostro cuore. Amen. The forgiveness of God. Il perdono di Dio. Is undeserved. Non ce lo meritiamo. That's the grace of the Lord. E questa è la grazia di Dio. So not only. Quindi non soltanto. That he took the divine initiative. Dio ha preso questa iniziativa divina. But let's look at the degree of his forgiveness. Ma vediamo il peso di questo suo perdono. Look at our text. Nel nostro versetto. I am he. Io sono colui. Who blots out your transgression. Che cancella completamente le tue trasgressioni. I like in Italian. Mi piace la traduzione italiana. Because you understand well. Perché si riesce a capire meglio il concetto. Cancello. Cancello completamente. Parang may ka Facebook ka? Come se fosse su Facebook. Maya-maya hindi mo na siya makita sa Facebook kasi na-unfriend ka na. Dopo na po siya nagpapinan ko per della persona perché mi ha tolto dagli amici. Sasabi, nasaan ka siya? Cancellare così. Cancel ka na sa Facebook? Perché non siete più amici di questa persona che non la vedete più. And that's it. È così. And that's the way God's forgiveness. Ed è così il perdono di Dio nei nostri confronti. When God forgives you. Quando Dio ci perdona. Not only does he I forgive you. Non ci dice soltanto io vi perdono. But I said I will blot it out. I will cancel it. E gli dice io cancello le vostre trasgressioni. When in fact the word blot out here. La parola cancello.
It's a term, it's a bookkeeping term. È un termine. Now, the bookkeeping term is bookkeeping is the one who record those people na may utang. È un termine che proviene da questa persona che fa la lista di coloro che hanno un debito. And then once the payment is made, e quando le persone pagano, the bookkeeper, questa persona, will erase that name. Cancella completamente il nome del debitore. And he will write it down there. E poi lo scriverà lì. Paid in full. E scriverà pagato completamente. And that's the way God forgives. Ed è così che funziona il perdono di Dio. When God forgives you, quando Dio vi perdona, hindi lang sasabihin niya, I forgive you. Non vi dice soltanto io vi perdono. But he said, I will blot out that one. That's why Psalmist David says, ed ecco perché il salmista Davide dice, make my heart whiter than snow. Fai che il mio cuore sia bianco come la neve. Mga kapatid, fratelli, not only that God will forgive our sins, Dio non perdona soltanto i nostri peccati, but He will not remember it anymore. Ma non si ne ricorderà più inoltre. He will blot out your sins from His book. Egli cancellerà i vostri peccati sul suo libro. Satan will remind you. Your asawa mo will remind you your sin. Il vostro coniuge vi ricorderà il vostro peccato commesso. When in fact even your brothers in the Lord will remind you. Perché gli stessi fratelli in Cristo vi ricorderanno i vostri peccati. But you can shout with rejoicing. Ma potete gridare con gioia. Yes, I was once like that. Sì, una volta ero così. But I have been forgiven. Ma io sono stato perdonato. And God blot out my sins from His book. Hallelujah. Dal suo libro. That's the way He is. Ed egli è così. God's forgiveness. Il perdono di Dio. Is unmerited. Non ce lo meritiamo. I love it when He said, "I will not remember anymore." E mi piace la parte in cui viene detto, non mi ricorderò più di quei peccati. He did not say, "I cannot remember." Egli non dice, io non posso più ricordare. But He said, "I choose not to remember." Egli dice, scelgo di non ricordare. Do you imagine? Potete immaginare? When you face before God, quando vi trovate davanti a Dio, He will not remember your sins anymore. Lui non si ricorderà più dei vostri peccati. What He remembers, ma egli si ricorderà soltanto, is His love to you. Del suo amore nei vostri. That's why Jesus died on the cross. Ed è questo il motivo per il quale Gesù è morto sulla croce. That's why He died on the cross and shed His blood. Ed è il motivo per il quale egli si è morto sulla croce e ha versato il suo sangue. In order for us to be forgiven, affinché possiamo avere questo perdono. Not only that He died, but He rose again. Non è soltanto morto, ma è risuscitato dai morti. In order for us to have a new life in Him. Affinché possiamo avere questa nuova vita in Lui. Mga kapatid, fratelli, when you come to God, quando vi prostrate davanti a Dio, He will forgive you. Egli vi perdonerà. He will cleanse you. Egli vi ripulirà. Mga kapatid, fratelli, don't worry. You know, sometimes you feel condemned. Non preoccupatevi, a volte magari vi sentite condannati. You feel that guilt. Sentite questa colpa dentro di voi. Don't misunderstand me. Non fraintendetemi. It's hard feeling when you commit sin. Sì, è difficile quando noi sappiamo che abbiamo commesso peccato. Oh, the guilt. Abbiamo questa colpa. That feeling that it seems that you cannot get out anymore in that situation. Ci sentiamo come se non riuscissimo più a uscire da quella situazione. That feeling na parang ang paa mo ay nasa putikan that you cannot walk. Come se il nostro piede sia immerso nel fango, ci sentiamo così. When we are living in sin, quando noi viviamo nel peccato, that feeling that says, quella sensazione, makakalabas pa kaya ako sa bagay nito? Ci chiediamo, ma riuscirò a uscire fuori da questa situazione? Can I still go forward? Potrò comunque andare avanti. But I tell you what, io vi dico una cosa, fratelli. This is an amazing love of God. Questo è un amore meraviglioso di Dio. When you come to the Lord, quando voi andate dal Signore, when you surrender your life to God, quando voi rendete la vostra vita a Lui, when you ask for His forgiveness, quando chiedete per il suo perdono, He cleanses you. Egli vi ripulirà. He forgiven you. Egli vi perdonerà. And He will not remember it anymore. E non si ricorderà più dei vostri peccati. When in fact the Bible said, infatti la Bibbia stessa dice, He will remove our sins. Egli spazzerà via i nostri peccati. As far as from the east to the west. Dall'est fino all'ovest. And He will put our sin. Egli metterà i nostri peccati. Into the deepest part of the sea. Nelle profondità degli oceani.
And the meaning of that is, e il significato di questa illustrazione è, you cannot find it anymore. E che voi non potrete più trovare questi peccati. No, you cannot find it anymore. Non potete più trovare questi peccati ormai sepolti. The things that God has forgiven you. Le cose che il Signore ha già perdonato. God, not only that God will forgive you. Dio non vi perdona soltanto. But God will cleanse and blot it out that sin. Ma egli cancella tutti questi peccati. And then he will not remember it anymore. E non se ne ricorderà più. And that's how amazing the love of God is. È così meraviglioso l'amore di Dio. We live in a world today. Noi viviamo in un mondo oggi. Where it's hard for people to forgive. In cui per le persone è difficile perdonare. We live in a world today. Viviamo in questo tipo di mondo. When you do something bad to them. Quando noi facciamo qualcosa di sbagliato nei confronti di una persona, ad esempio. There is the feeling of retaliation. Cioè il rapporto viene spezzato. Retaliation. They will retaliate. Vi isolano. Vendetta. Ah, c'è la vendetta. Vi si vendicano nei vostri confronti se commettete uno sbaglio nei loro confronti. And though if you commit sins to them. Oppure se commettete peccato. Tatanungin pa nga sila ng bagay para maalala yung ginawa sa iyo eh. Cercano di ricordarvi sempre il vostro sbaglio. Habang nabubuhay ang tanim kong ito. Mentre c'è questa consegna. I will not remember what he has done to me. Non mi ricorderò più di quello che ha fatto a me. But it's time for us church. Ma è il momento per noi chiesa. To understand. Di capire e comprendere appieno. The forgiveness that comes from him. Il perdono che proviene soltanto da Lui. God is moving towards you. Dio si sta avvicinando a voi. He is anxious and ready to forgive you. È in ansia ed è disponibile a perdonarvi. Non vede l'ora di perdonarvi. Because he loves you so much. Perché Egli vi ama così tanto. La nostra famiglia. Sa ating mga anak. I nostri figli. O magari sa ating mga employer. Oppure i nostri datori di lavoro. God is a God of love. Ma sappiate che il Signore è di pieno d'amore. Today is your day. Oggi è il vostro giorno. Araw natin ngayon, kapatid. È il nostro giorno. Hindi lang araw ko, araw ko rin. Non soltanto tuo, ma anche il mio. Araw natin lahat. Giorno tutti quanti. It's time to surrender everything to God. È giunto il momento di arrendere tutto al Signore. Surrender everything to God. Arrendere completamente tutto a Lui. You don't need to surrender it to me. You don't need to tell me. Non dovete arrenderlo a me, non dovete dirlo a me. You don't need to tell the one besides you. Non dovete dirlo alla persona che vi sta accanto. Sabihin mo lang sa Dios. Ma dovete dirlo soltanto al Signore. Lord. Dovete dire Signore. Forgive me. Perdonami. I don't want to embarrass you. Non voglio mettervi in imbarazzo. Hindi ko kayo papahirin, mga kapatid. Non voglio mettervi in imbarazzo. But wherever you are, ma ovunque vi troviate, I will not ask you to come to the front. Non vi chiedo di venire qua davanti. But wherever you are, ma ovunque vi troviate, if you want to receive that forgiveness from God, se volete ricevere questo perdono di cui parlo da Dio, con gusto mong maranasan ang pagpapatawad ngayon din, se volete sperimentare questo perdono in questo preciso momento, abang natayo pong bawat isa, mentre ognuno ha il proprio capo chino. I just want you just to raise your hand. Voglio che alzate la vostra mano. No one looking around. Che nessuno si guardi intorno. And you are telling the Lord today. E in questo modo voi dite al Signore. Lord, I want to receive your forgiveness. Signore, voglio ricevere il tuo perdono. Hallelujah. Hallelujah. Some of you. Alcuni di voi. It's just like everyone else. E come tutti gli altri. A lot of you. Marami sa inyo. Molti di voi. Nagtaas ng kamay na kagaya ko. Ano ang sato lang propyo mano propyo kong mga? Dahil gusto niyong maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Kasi mo rin experimentar ang perdono ni Dio. Oh, I tell you what. Iyo mi dico. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kasi mo rin yama ko si Tanto. Ngayon at ngayon din, papatawarin niya kayo. In questo precious moment, Iyo mi perdonera. Lilinisin niya ang buhay mo. Lipunera la vostra vita. Bubulahin niya ang mga pagkakasala mo. E kancellerà completamente i vostri peccati. At hindi na niya alalahanin pa ito. E non si ricorderà mai più. Ganyan kung magpatawad ang Diyos. Ed è così che perdona il Signore. Kayo pong mga nagtaas ng kanilang mga kamay. Voi che avete alzato la mano. Huwag kayong mag-alala.
Non preoccupatevi. Kung naririnig ba kayo ng Diyos ngayon? Magari bikinin si Signore, ascolta. Because yes. Perché sì, vi ascolta. Nakikita ka ng Diyos ngayon. Il Signore vi vede. And He is smiling at you. E vi sta sorridendo. And He said, e sta dicendo, yes, my son and my daughter. Sì, figliolo, sì, figliolo. I will forgive you. Io ti perdonerò. I will forgive you. Io ti perdonerò. Hallelujah. Glory to God. Kayo pong mga nagtas ng mamamay. Kayo pong nagtasado la mano. Sabihin niyo lang sa Diyos. Dita, Signore. From your heart. Del vostro cuore. Panginoon. Signore. Patawarin mo ako. Perdonami. From your heart. Del vostro cuore. Tell the Lord. Ditelo. Patawarin mo ako, Panginoon. Signore, perdonami. Yan ang mensahe ng cross. Questo è il messaggio della croce. Yan ang mensahe ng Pasqua. Questo è il messaggio della Pasqua. Ang pagpapatawad ng Diyos. Perdono di Dio. Ang pagpapatawad ng Diyos. Il perdono che proviene soltanto da Dio. That's right. As you raise your hand, habang nakataas ang kamay niyo, mentre avete la mano alzata, damhin mo ang pagmamahal ng Diyos. Sperimentate questo amore del Signore. Damhin mo ang pagpapatawad ng Diyos. Sperimentate il suo perdono. Ang bawat isa, just pray. Everyone pray. Pregate. Kaya tayo kung nakataas ang kamay, just pray. Pregate. Ask the Lord. Lord, forgive me. Perdona. Panginoon, linisin mo ang buhay ko. Signore, purifica la mia vita. Panginoon, baguhin mo ang buhay ko. Hallelujah. And I tell you what, sasabihin ko sa inyo ngayon. E vi dico una cosa. It's a new day. È un nuovo giorno. Bagong araw, kapatid. È un nuovo giorno. Dahil mararanasan mo ang pagpapatawad ng Diyos. Perché mi il perdono di Dio. Yung bigating na nasa likod mo. Tutto il peso che vi portate dietro. Mawawala dahil sa pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo. Andrà via a causa di questo perdono di Dio. Yung pagtatago mo. Ma quando nascondete prima. Wala na. Non dovete più farlo. Because God has already forgiven you. Perché Dio vi ha già perdonato. God has already forgiven you. Vi ha già dato il suo perdono. God has already forgiven you. Vi ha dato il suo perdono. Hallelujah. 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 Salamat sa pagpapatawad mo, Panginoon. Grazie per il tuo perdono, Signore. Oh, sa mga tao lamang na nagpapakumbaba at nagsisisi ng kanilang kasalanan ang pinapatawad ng Diyos. Oh, Signore, perdoni soltanto delle persone che si arrendono, che si ravvedono, si pentono. Yes, Lord, I surrender my life to you. Signore, arrendo completamente la mia vita. Lord, I give you my life. Io ti do la mia vita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nararamdaman ko, mga kapatid. Io percepisco, fratelli. Marami sa inyo dito. Molti di voi. Sa unang pagkakataon. Per la prima volta. Naranasan niyo ang pagpapatawad ng Diyos. Avete sperimentato il perdono di Dio. Right now. In questo preciso momento. Nararamdaman mo. Voi percepite. Ang gaan ang pagmamahal ng Diyos. Questa leggerezza, questo amore profondo di Dio. Dahil sa pagpapatawad niyo sa iyo. È tutto grazie al suo perdono. Hallelujah. 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 Wherever you are. Dove vi troviate? Sa kwan mo? Al vostro posto. When you ask the Lord to forgive you. Quando voi avete chiesto al Signore di perdonarvi. When you give your life to Him. Quando avete arreso la vostra vita a Lui. His name. The Lord worship the pastors, come on, we'll just pray for them.
Hallelujah, glory to God. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Church, just pray. Kayo pong mga nasa upuan, just pray. Hello, come on, Pastor, pray. Pastor McAllister, just pray for them that the Lord will bless them. Be the Lord.
Omnipresent in the name of the Son, our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior.